gente molto grande, molto. Ora la riconoscete. Ora arriva, ora arriva. Questa è facile, no? Fammi, se non sei in una delle tue dirette, delle tue riunioni, non so far cosa, ecco questa qua. Vai, commento da fissare on the top. Condividiamo un po' questa diretta. Grande canzone. La fantasia dei popoli che giunta fino a noi non viene dalle stelle, alla riscossa stupidi che i fiumi sono in piena, potete stare a galla. Le donne conta mia, se esistono carnefici, se esistono imbecilli, no. Se le banchine sono piene di gente che sta male, peggio stuas, angasci tu, la muffia contemporanea mi butta giù. Genio, come state? Sapete cosa è uscito oggi? Eccoci qua, vado. Dai, dai. Ha sbagliato lo Khomeini, per molti è santità, a pochi sempre all'amore. Le barricate in piazza le fai per conto della borghesia che crea falsi miti di progresso. Chi credete che noi siamo, per i capelli che portiamo? Noi siamo delle lucciole che stanno nelle tenebre. Meraviglia, meraviglia. La fermo, ma insomma. Faccio molta fatica a interromperla. Allora ragazzi, buonasera, bentrovati. Forse la telecamera è leggermente troppo vicina. Vediamo un po', vabbè, ormai la tengo così. Allora, bentrovati. Dunque, la notizia più importante ve l'ho data stamattina, ma la sapevate già. Stamattina è uscito questo libro qua. Quindi lo trovate da tutte le parti, tutte le librerie, tutti gli store online, anche book, lo trovate ovunque. Chi non lo ha già comprato va nel penale. Importante, ogni giorno, a meno che non vada in televisione tipo ieri, e anche il venerdì sarà un po' difficile, farò queste dirette, ogni giorno esaurite le dirette, poco prima di terminarle leggerò alcune vostre recensioni prese soprattutto, ma non solo, da Amazon, però voi soprattutto recensite su Amazon, leggerò ovviamente solo le recensioni verificate, non le recensioni di quei sottosviluppati mentali che non hanno letto il libro e che scrivono semplicemente scanzi a testa di cazzo, lo so da solo, però voi dovete recensire il libro e prima lo dovete comprare, altrimenti Amazon vi sgama, coglioni. Quindi leggerò le recensioni verificate di Amazon e, come sto già facendo, rilancerò tutte quelle stories su Instagram che avranno la presenza del libro e magari accanto anche la vostra presenza. Quindi sono belle anche quelle foto, che ne so dove ci siete voi, e accanto La congiura dei peggiori, che è uscito oggi, che è già in top 10 di saggistica, per l'esattezza al momento è quinto, e in saggistica è secondo di poco, davanti c'è Obama. Quindi pensate la distruzione del genere umano, dell'intelletto, della letteratura, della saggistica, della scrittura, primo Obama, secondo io, poi terzo in saggistica, credo Saviano, e poi altri, Cazzullo, Vespa e Barbero. Comunque, quindi mi raccomando, mandate le recensioni, non vedo l'ora di leggerle. Dunque, ci sono delle cose che mi hanno colpito. Intanto vi dico subito che le notizie, i dati sono semplicemente terrificanti, quelli di oggi, perché
nelle ultime 24 ore ci sono stati 731 morti. Mi è capitato spesso di intervistare in questi giorni i virologi e tutti i virologi hanno sempre detto a me e a tutti gli ospiti che erano lì, attenti perché questa settimana qua sarà la settimana con i numeri peggiori, perché sono quei numeri derivanti da quei contagi che erano esplosi prima che fosse fatta la scansione regioni rosse, regioni arancioni e regioni gialle. Quindi nei prossimi giorni noi avremo dei numeri molto molto brutti. Speriamo che dalla prossima o dalla fine di questa i numeri saranno migliori, segno di di un effetto positivo delle restrizioni che sono state adottate dall'ultimo DPCM, quello che appunto divideva le regioni in tre sottocategorie, gialle, arancioni e rosse. Vi dicevo, le cose che mi hanno colpito sono tre, e quindi stasera io parlerò di queste prima di leggere le recensioni del mio ultimo libro, La congiura dei peggiori. La prima, me le segno così non me le dimentico, la prima è Gino Strada, e cioè quello che sta succedendo in Calabria. La seconda cosa che mi ha colpito si chiama Lidl, e voi sapete già a cosa mi sto riferendo, ma diciamo che quello che è successo alla Lidl nelle ore scorse, credo ieri sera soprattutto, è la prova provata che il genere umano ha fallito e che l'umanità è altamente, largamente sopravvalutata, nonché totalmente allo sbando. La terza cosa che mi ha colpito è il monito di Mattarella. Ma il povero Mattarella, Presidente della Repubblica, Capo dello Stato, si sta sgolando per dire alle forze di governo, ma oserei dire ancora di più alle forze di opposizione, benedette signore, benedetti signori, perché non cercate di utilizzare dei toni consoni, dei toni acconci, non cercate di fare squadra, visto che l'emergenza è totale, un'emergenza sanitaria, un'emergenza economica e oserei dire anche un'emergenza morale, un'emergenza psicologica, perché il paese è stremato molto più di quanto non fosse successo nella prima ondata, ma ovviamente Mattarella viene sempre applaudito formalmente, dopodiché nessuno lo ascolta o in pochi lo ascoltano. Voi vedrete che stasera tutti i programmi serali, e voi sapete che il martedì sera ci sono molti programmi serali, peraltro molto belli, perché c'è 8:30, c'è Carta Bianca, c'è Di Martedì, poi magari ci sono programmi che ci piacciono meno come quelli di Rete 4, ma comunque sono programmi molto visti anche quelli, vedrete che quasi tutti diranno giustamente dovete ascoltare le parole del capo dello Stato Mattarella e nessuno puntualmente lo ascolterà. A proposito di Carta Bianca, come praticamente ogni martedì, anche stasera io sarò ospite di Bianca Berlinguer, mi troverete nell'ultima mezz'ora. Non presenterò però La congiura dei peggiori, perché lo presenterò o la prossima o fra due settimane da Bianca Berlinguer, mentre ieri l'ho presentato a 8:30 e vi ringrazio perché eravate più di 2 milioni di spettatori, che è tantissimo, ma d'altra parte 8:30 è sempre grande successo. Allora, se voi avete visto ieri sera, e credo di sì l'abbiate visto, 8:30, avrete notato come io abbia detto qualcosa che è stato anche rilanciato da qualche giornale di destra con titoli che suonavano tipo persino Scanzi attacca il governo. Ora, al di là del fatto che questi titoli denotano il consueto sottosviluppo e la consueta miopia intellettuale di certi pseudogiornali vicini alla destra, vicini a Salvini, vicini alla Meloni, e dico che questa è miopia intellettuale perché io ho sempre criticato questo governo quando andava criticato, esattamente come ho sempre criticato qualsiasi governo e qualsiasi opposizione quando quel governo o quella opposizione vanno criticati, perché io non ho padroni e non ho padrone se non la mia compagna, e parlo proprio di padrona da un punto di vista sadomaso e me ne vanto parecchio, quindi figuriamoci se io appartengo a questo governo di cui mi frega appena meno di un cazzo. È ovvio che quando il governo fa delle sciocchezze bisogna dirlo. E io lo so che qualcuno tra voi rimane un po' impietrito o frastornato, perché poi scrivete sui gruppi, anche sui miei fan club, ah, ma anche Scanzi ci ha attaccato, ma anche lui si è bevuto il cervello, l'ha fatta fuori dal vaso. No ragazzi, come vi ho sempre detto, ma evidentemente qualcuno è decoccio, se voi mi seguite perché credete o ritenete che io sia il megafono di Conte, dei 5 Stelle, del PD, di Bersani, non avete capito un cazzo di me. Se voi mi domandate di parlare degli Stati Generali,
Io vi dico esattamente quello che ho detto sabato e domenica, cioè che ho detto ieri a proposito di ciò che è successo sabato e domenica agli Stati Generali, e cioè che ho sentito degli interventi buoni, degli interventi meno buoni, ma che questi Stati Generali sono caduti in un momento storico in cui sostanzialmente non fregavano un cazzo a nessuno, e sostanzialmente questi Stati Generali non hanno al momento sancito nulla, ma deliberatamente, perché non è stato fatto nulla di realmente decisivo, perché vedremo quello che sarà deliberato nei prossimi giorni. Dopodiché, insisto, secondo me l'unica strada per il Movimento 5 Stelle è quella di cercare non un'alleanza, ma una strada convergente, comune, chiamatela come volete, con il centro-sinistra, per fare fronda e per fare opposizione, per creare un'alternativa credibile, governativa e contenutisticamente accattivante e concreta a questa schifezza di destra che quasi sempre ci troviamo e che trovate in buona parte dentro questo libro. Ma appunto non voglio parlare degli Stati Generali, perché come ho detto ieri, gli Stati Generali non mi hanno interessato, non mi interessano e al momento non mi interesseranno. Se vi interessano, telefonate ad Alessandro Di Battista e sarete soddisfatti, perché vi racconterà tutte le sue tesi, oppure chiamate chi volete. Quello che invece mi interessa molto di ciò che si è detto ieri sera, ad 8:30, oltre ovviamente al mio libro, ma è ovvio, ogni libro ha un figlio, è quello che riguarda la Calabria. Allora, se voi mi avete sentito ieri, avete sentito che io ho detto qualcosa che appunto ha colpito i giornali di destra, e cioè, testuale, l'ho detto ieri sera, il governo Conte, nella vicenda Gino Strada Calabria, sta toccando il punto più basso della sua vita. Quello che io ho detto alle 8:40, 8:45 ieri sera, forse dalle 8:50, forse le 8:55, ma cambia poco, stasera è ancora più forte. Perché io ho detto quello che ho detto quando non c'era più il primo commissario alla sanità, quello che c'era già nel Conte 1. Non c'era più Zuccatelli, perché Zuccatelli era stato fatto dimettere dal ministro della Salute Speranza. C'era Gaudio, l'ex rettore della Sapienza, ed era consulente, o così si diceva, Gino Strada. Io, di fronte a quell'eventualità che non mi piaceva per niente, al di là che l'abbia proposta Conte, Speranza, Di Maio, Zingaretti o chi volete voi, di fronte a quell'ipotesi che mi faceva orrore e che non mi convinceva per niente e che secondo me denotava il classico menopeggismo, ho detto: è il punto più basso del governo Conte 2. Figuratevi cosa vi debba e vi possa dire adesso, quando, dopo 8:30, sono successe due cose. La prima, Gino Strada ha scritto: non ho mai accettato un tandem con Gaudio, non ho mai ricevuto una proposta formale, quando la riceverò e se la riceverò deciderò se rispondere oppure no. E allora io domando al governo e alle forze di governo: ma l'avete chiamato Strada o no? Quando ci avete detto che aveva già accettato il ruolo di consulente, è scemo Strada e non credo? O qualcuno dentro il governo aveva detto, parafrasando Trapattoni, non dire gatto se non ce l'ha nel sacco? Sentite che grande citazione che ho fatto da me dire gol. Primo problema, Strada. Ma il secondo problema, che è venuto fuori qualche ora fa, è oltre il grottesco, e cioè Gaudio, che era la terza scelta dopo Cotticelli e Zuccatelli, mi sembra si chiamassero così, tutti Elli si chiamano, non ha accettato. Quindi viene scelto Gaudio, che non era un grande nome, che non aveva minimamente convinto chi stava perorando la causa di Gino Strada, per esempio la parte di Movimento 5 Stelle vicina a Nicola Morra, per esempio Jasmine Cristallo e le sardine vicine a Jasmine Cristallo, per esempio il Partito Democratico che ha stima di Strada, l'Italia Viva, quella parte che ha stima di Strada, quella parte di MDP, per esempio Fratoianni, che ha stima di Gino Strada, e tutti questi non li ho visti particolarmente convinti nei confronti di Gaudio, e quindi mi verrebbe da domandare chi cazzo l'ha scelto sto Gaudio, Gaudio che peraltro non era esattamente intonso, come ha scritto per esempio stamattina il Fatto Quotidiano, ricordando alcuni aspetti che, per carità, lo rendono figura sicuramente autorevole, ma non esattamente la persona più straordinaria che si potesse scegliere. Questo si può dire senza incorrere in fulmini che arrivino dalla Calabria? Ecco, dopo tutto questo, Gaudio
nel primo pomeriggio di oggi ci dice: non accetto il ruolo di commissario ad acta, parole meravigliose, quando si utilizza il latino nessuno sa che cazzo voglia dire ad acta, perché mia moglie non vuole abitare in Calabria. Credo nello specifico a Catanzaro, perché la sede del commissario Covid dovrebbe essere a Catanzaro. Ora, benedetto governo, ma lo fai apposta? Ma una telefonata a Gaudio dicendogli sei d'accordo, sì, l'hai detto a tua moglie, l'avete fatta prima di dirci che avevate scelto Gaudio oppure no? Ma via ragazzi, ma mi prendete per il culo, ma mi state prendendo in giro. Ma non è possibile che si raccattino figure di merda su questa vicenda. Non è possibile. Non esiste in natura. Non esiste sulla faccia della terra. E tutti questi errori sono figli in realtà, ed ecco perché ieri sera mi sono incazzato prima che Gaudio non accettasse e prima che Strada, come avevo intuito, infatti stamattina sul Fatto l'avevo esattamente anticipata la risposta di Strada, perché l'avevo detto, secondo me non gli piacerà perché sa di contentino questo ruolo di consulente, ma ieri sera già avevo detto da Lilli Gruber, guardate che tutto questo ha un errore, un vizio di fondo, all'origine c'è un errore che è la paura, la pavidità nei confronti di Gino Strada. C'è una parte di sinistra, di PD, di MDP, di 5 Stelle, di Italia Viva, ci sono i cacicchi locali, i potentati locali calabresi di centrodestra e di centrosinistra, soprattutto centrodestra, ma anche centrosinistra, perché te lo raccomando il centrosinistra e il PD soprattutto calabrese, te lo raccomando, quella parte lì o buona parte di quel mondo lì non vuole Gino Strada. E allora se non esiste un governo e se questo governo non ha il coraggio, non ha la forza, non ha le palle, non ha l'autorevolezza di dire me ne sbatto i coglioni delle vostre perplessità, io voglio Gino Strada perché è competente, perché è bravo, perché è onesto, perché conosce la Calabria, perché è l'uomo giusto, se non avete le palle di fare questo, non siete un governo autorevole. Io non ci posso credere che il governo Conte 2, fatto dal PD che dovrebbe stimare Strada, da MDP che dovrebbe stimare Strada, da Italia Viva che dovrebbe stimare Strada, dai 5 Stelle che volevano Gino Strada 7 anni e mezzo fa, addirittura capo dello Stato, sembrano passati 100 anni, ma sono passati 7 anni e mezzo, che sono 100 anni, ma sono comunque 7 anni e mezzo, ed è comunque 5 Stelle ancora di cui si sta parlando. Non è possibile che questo governo non abbia il coraggio di mettere Gino Strada commissario alla sanità calabrese anti-Covid. Punto! Non il consulente che faccia d'appoggio a Gaudio, a Zuccatelli, a questo cazzo. No! Tu metti Gino Strada e zitti! E se qualcuno non gli sta bene, si leva dai coglioni. Qui serve un cambio di passo netto in questo paese, ancor più in quella regione. A Gino Strada, come avrebbe detto Matteo Salvini prima della sbornia da Papete, gli si danno i pieni poteri e via pedalare. Zitti, Gino Strada vi dice di fare quello, lo fate, zitti. Perché lui sa quello che va fatto. Perché è una persona competente, onesta, autorevole e moralmente integerrima e intonsa. E c'è bisogno di gente così. E allora o questo governo ha le palle di mettere Gino Strada o non ha le palle. Tertium non datur. Non c'è una terza scelta. E questo mi fa parecchio incazzare. Come avete intuito. Mattarella. Mattarella ve l'ho già detto prima, ragazzi. Di Mattarella che volete che vi dica? Io ho sempre detto, a proposito di onestà intellettuale, che o ce l'hai o non ce l'hai, e se qualcuno di destra vuole gliela regalo perché ne ho in avanzo e in disavanzo, io ho sempre detto che Matteo Renzi, che per me ha incarnato il peggio del centro-sinistra italiano, anche perché non ha nulla di sinistra e ha molto di centro, tra le poche cose buone che ha fatto Matteo Renzi e che hanno fatto i renziani, c'è stata quella di eleggere capo dello Stato Mattarella. È stata una grande scelta e Mattarella sta andando oltre ogni più rosea previsione e aspettativa. Io ho profonda stima di Mattarella. E se c'è qualcuno adesso che sta scrivendo Scanzi, ti sei imborghesito perché stimi Mattarella, vi prego di fare un bello shitstorm diretto contro quel sottosviluppato, ammesso che ci sia, che ha scritto questa cosa. Perché chi è convinto di essere contro attaccando Mattarella non ha capito un cazzo. Sono quei classici massimalisti di questa fava.
che non hanno la benché minima stima da parte del sottoscritto, da parte, cioè nel senso che io non ne ho nei loro confronti e spero anche loro non ne abbiano nei miei confronti. Mattarella predica nel deserto. Quando Mattarella dice che l'opposizione deve avere dei toni congrui e il governo deve avere dei toni congrui, perché l'emergenza la si supera soltanto facendo squadra, predica nel deserto. Ma voi pensate che a uno come Salvini interessi qualcosa di quello che dice Mattarella? No. Voi pensate che a uno come la Meloni interessi qualcosa di quello che dice Mattarella? No. Voi pensate che a uno di quelli che cito, uno a caso, di quelli che cito in questo libro, quindi citerò 60, 70, anche più, diciamo 100, uno solo di questi 100 che cito non positivamente, c'è qualcuno che cito anche positivamente, cito Bersani, certo che a Bersani per esempio interessa positivamente quello che dice Mattarella, come credo interessi a Di Maio, come credo interessi a Zingaretti, come voglio sperare che interessi a Renzi, come credo interessi a Conte, ma di quelli di destra, credete che gliene freghi un cazzo di quello che dice Mattarella? No. E allora Mattarella continuerà a predicare nel deserto e voi già stasera sentirete gli stessi toni da Salvini, dalla Meloni, dalla Santanchè, da Gasparri, dalla Russa, da Briatore, da Porro, da Capezzone, dalla Maglie e da tutto questo grandissimo carrozzone. C'è un'altra cosa però che voglio dirvi. Ieri sera quando si discuteva, mi tocco perché devo essermi fatto male tagliandomi la barba stasera, secondo me mi sono tagliato il labbro, non la barba, ma questo è un problema mio tecnico. Allora, c'è una cosa che mi ha colpito ieri sera quando parlava Sallusti. Sallusti a un certo punto ha detto quello che aveva già scritto in mattinata sul giornale, e cioè se gli italiani ricevessero delle regole chiare, saprebbero rispettare quelle regole. Ma non possono rispettare delle regole se il governo non è chiaro, se fa delle regole un po' alambiccate, strambe, complicate. E Illy gli ha dato ragione, l'ex governatore del Friuli Venezia Giulia. Ora, siamo d'accordo sul fatto che il governo nella seconda ondata è sicuramente stato meno efficace rispetto che nella prima. Siamo d'accordo sul fatto che il lockdown fosse più facile, tra virgolette, da comprendere, perché il lockdown era un dirci state chiusi in casa e zitti, se non per andare a fare la spesa o per uscire quando dovete per forza uscire. Però a me queste tesi autoassolutorie, vi confesso che mi stanno un po' sulle palle. Perché prima di tutto, quando si dice che queste regole sono troppo difficili da applicare, mi verrebbe da dire che non siamo di fronte alla teoria della relatività, ragazzi. Cioè vi hanno detto uscite il meno possibile. Se siete in una regione gialla, i ristoranti chiudono alle 6. A prescindere dalla regione, dalle 10 di sera alle 5 di mattina, si sta in casa. Cioè non è che sono proprio regole così difficili che serve uno scienziato per comprendere. Ma soprattutto, se non vi piacciono queste regole un po' così e un po' cosà, graduali e modulate e chirurgiche, sartoriali, come dice Pregliasco, l'alternativa è lockdown. Quindi quelli che ci dicono sì, ma il governo è un po' troppo complicato e arzigogolato nelle regole, sappiate che l'alternativa è solo una. Quella regola, sapete qual è l'alternativa, è fare il lockdown. Se è difficile comprendere regione gialla, arancione, verde, anzi rossa, scusate, la verde non ci sono, l'alternativa è lockdown, giusto? Preferite il lockdown perché è più facile? Perché è più comprensibile? Va bene, va a puttane completamente il paese. Io sono d'accordo con voi, lo dico da un mese, che secondo me sarebbe stato meglio fare subito il lockdown. È una mia valutazione, è anche quella di Galli, che ne capisce molto più di me e di voi. Però sono convinto che se avessero fatto il lockdown, gli stessi che dicono queste regole sono troppo difficili avrebbero detto queste regole sono troppo dure. E allora ecco la critica che io voglio fare a Sallusti e a tutti quelli che sono così autoassolutori. Che molta colpa della situazione attuale è ovviamente anzitutto della pandemia. Diciamo che il 90% è colpa di una tragedia che ci è caduta addosso. Ci sono delle colpe della politica, governo e opposizione, ma ci sono anche colpe degli italiani. Io lo so che è impopolare dirlo, ragazzi, ma vi sembra che tutti stiano avendo un atteggiamento normale, rispettoso di se stessi e degli altri? Lasciate stare i casi umani sottosviluppati negazionisti che per quanto mi riguarda andrebbero messi in galera e buttata via la chiave. Mi fanno schifo al cazzo quelle persone lì. Lasciate stare anche i riduzionisti che mi danno molto fastidio, ma ognuno ha le perversioni che vuole. Ma a voi sembra un'umanità sana, lucida,
che ha le idee chiare, una umanità che fa assembramenti, che fa resse, che organizza un caos allucinante, che mette a repentaglio la propria vita e la vita delle persone a loro care per avere in esclusiva le ciabatte della Lidl. Ma di cosa stiamo parlando, ragazzi? Cioè, questo paese è un paese dove ci sono eccellenze straordinarie come Gino Strada, e non solo, come tanti medici, come tanti infermieri, politici secondo me no, ma magari sbaglio io, ci saranno anche sicuramente dei grandi politici, ci sono dei grandi scrittori, dei grandi calciatori, dei grandi uomini d'arte, di sport, tutto quello che volete. Però c'è anche un'umanità che organizza assembramenti alla Lidl per avere delle scarpe e delle ciabatte, peraltro di una bruttezza lancinante, dentro una pandemia. E allora di che cazzo stiamo parlando, ragazzi? Come fai a sperare che noi ne usciremo migliori, o a dire andrà tutto bene, o a dire vinciamo noi, se c'è un governo e un mondo che dice a tutti noi: uscite di casa soltanto per vicende essenziali, dirimenti fondamentali, perché più state in casa meglio è per voi stessi, per i vostri nonni, per i vostri genitori, per i vostri figli, per i vostri fratelli, sorelle, per tutti, i vostri amici, congiunti, eh? E voi, dopo aver sentito che dobbiamo stare anzitutto in casa e uscire solo per vicende essenziali, che succede? Andiamo, perché evidentemente per noi è essenziale, a picchiarci, a sgolarci, a svenarci e a rischiare la vita e a stare a un centimetro così da quello che hai davanti per essere i primi a avere delle ciabatte di merda. Allora, avrà le sue colpe il governo, ma anche noi diciamo che c'è qualche genio contemporaneo assoluto in questo paese. Non è possibile che si dia sempre la colpa all'altro, è sempre colpa dell'altro, sono cattivi sempre gli altri, è il governo che è cattivo, è la politica che è cattiva, ma quella politica l'hai votata tu. Se non ti piace Toti, Toti è diventato governatore perché ce l'hai messo tu. Se De Luca non ti piace, De Luca ha avuto una maggioranza plebiscitaria un mese e mezzo fa, non tre anni fa. Allora basta col dare sempre la colpa agli altri. La colpa è anche, oserei dire, soprattutto nostro, di molti di noi, che siamo di coccio. Non ne stiamo uscendo migliori, non andrà tutto bene e forse non vinceremo noi. Come momento invece di ottimismo, vi voglio ribadire che, per fortuna, i due vaccini di cui si sta parlando, quello della Pfizer e quello di Moderna, sembrano essere due vaccini molto, molto convincenti, peraltro diversi l'uno dall'altro, perché per esempio quello di Moderna non ha il problema della catena di freddo, cioè che per funzionare bisogna sempre mantenere la catena del freddo sotto i 70-80 gradi. Moderna è un'altra cosa. Fauci, che è questo epidemiologo che era stato cacciato o comunque esautorato da Donald Trump, altro caso umano che ovviamente in questo libro c'è, Trump, non Fauci, Fauci ha detto: siamo molto contenti, tutti e due questi vaccini hanno al momento un'affidabilità del 95%. Calcolate che, per esempio, il vaccino influenzale che io per la prima volta ho fatto quest'anno, più o meno due settimane fa, ha una affidabilità del 55-60%. Se veramente fosse il 95%, saremmo di fronte a una svolta. Ma attenzione, perché come vi ho sempre detto, dobbiamo fare ancora dei test e quando arriveranno le prime dosi, si spera gennaio, più facile febbraio-marzo, le prime verranno date alle persone anziane e ovviamente ai medici, agli infermieri e al corpo sanitario. Per quelli relativamente giovani, quelli relativamente sani, arriveranno aprile, a maggio, a giugno. Quindi la normalità, se avremo un bel po' di culo, ce l'avremo da luglio in poi o più ancora da settembre in poi. Speriamo, speriamo. Detto questo, come non fa che ripetere 100.000 volte al giorno a Salvini, perché Salvini ripete sistematicamente detto questo, io vi ho promesso di leggere alcune recensioni di questo libro meraviglioso e straordinario e di leggerle da Amazon. Ora io le leggo a caso, vediamo un po' se riesco a beccarle. Eccone qua. L'ho trovata. La prima che leggo, recensito, allora la cosa già che mi colpisce è che ci sono già recensioni verificate oggi, il libro è uscito oggi, quindi e significa che molte persone l'hanno praticamente ordinato una settimana fa, gli è arrivato stamattina e l'hanno già finito o lo stanno finendo. Siete meravigliosi.
Ve ne leggo una, Starless74, che aveva recensito, non so se uomo o donna, comunque, aveva recensito anche I cazzari del virus. Ci dà, diciamo il plurale, il massimo dei voti, il titolo è L'importanza della memoria per chi ce l'ha. Ho divorato questo libro in circa 2 ore, versione Kindle, dice lui o lei, nel caso qualcuno frignasse che una recensione scritta il giorno stesso dell'uscita è un fake. Scanzi in questo libro dimostra di essere più capace di tanti altri in quello che tutti, ma proprio tutti, potremmo e dovremmo fare. Tenere nota e memoria, semplicemente non dimenticare. La sfilata di obbrobri abissali che sfila sotto gli occhi del lettore, messa lì tutta insieme, fa orrore. E sì, fa anche sorridere, ridere no. Non ci riesco, Andrea, spero mi capirai, ti capisco parecchio. Il bello brutto è che la lista dei mostri dei loro partiti avrebbe potuto essere molto più lunga. Ai mentecatti non si riesce proprio a star dietro, producono più di Zappa al top della forma. Questa è meravigliosa. La citazione di Frank Zappa. Tuttavia, chi avesse bisogno di un breve compendio per ricordarsi ogni tanto dove è di casa il male, consiglio questo libro. A chi la pensa diversamente neanche mi rivolgo, non serve a nulla, ma questo lo sa bene anche Scanzi. Altra recensione, e poi mi fermo, perché non le voglio leggere tutte adesso, perché voi nel frattempo lo comprerete ancora, lo recensirete a manetta su Amazon, e io domani ricomincerò a leggervi, e mi manderete anche le storie su Instagram con le foto, sia del libro, sia vostre, però ricordatevi sempre di taggarmi Andrea Scanzi su Instagram, altrimenti non vi vedo, non vi posso rilanciare. Questo è un cliente Kindle, non si firma, un faro nella tempesta, e là. Un libro scritto con sagacia e ironia, un libro che mi è sembrato nei fatti, nei momenti vissuti, un faro nella tempesta. Grazie Andrea per la tua lucidità, per la tua caparbietà nel voler metterci la faccia a prescindere, insomma grazie per essere vero. Se consiglio questo libro, certo, lo consiglio come antidoto all'ignoranza ormai inarrestabile. Dai Andrea, non fermarti mai, amico mio. Ti ho messo anche la valutazione utile perché sei meraviglioso. Recensitelo sempre di più, mi raccomando, recensioni verificate e... Nel ringraziarvi, nell'esortarvi a leggere e acquistare questo libro, ripeto una cosa importante, governo, l'unica maniera per uscire dal pantano che tu stesso da solo ti sei creato è una semplice, si affida la sanità calabrese tout court a Gino Strada. Se non si fa, significa che, caro governo, non hai le palle per affidare la sanità calabrese tout court, e ribadisco tout court a Gino Strada, e se così fosse perderesti parecchi, ma parecchi punti. A domani, ciao, e se avete tempo stasera ci si vede anche a Carta Bianca, Rai 3 con Bianca Berlinguer verso le 23:30. Questo libro è pazzesco, meraviglioso, è una cosa pazzesca. Io l'ho letto e mi sono innamorato addirittura dell'autore.